Un errore è quello che ci sarebbe alla base della scarcerazione del 15enne che nel marzo 2021 aggredì la 26enne Marta Novello con 23 coltellate mentre faceva jogging in un viottolo di campagna in località Marocco di Mogliano Veneto nella provincia di Treviso. La notizia della scarcerazione del ragazzo è delle scorse ore e ha spinto la ministra della giustizia Marta Cartabia a incaricare gli ispettori al fine di approfondire la vicenda. L'aggressore di Marta in questo momento si trova a Londra, dove vive la madre. Ma cosa ha portato alla scarcerazione? Dopo una perizia psichiatrica che ne aveva confermato la capacità di intendere e di volere, il ragazzo era stato condannato in primo grado dal Tribunale dei Minori a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Le indagini avevano accertato che quel giorno dello scorso anno il ragazzino era uscito di casa con l'intento di compiere una rapina per comprarsi della droga e la studentessa è stata la vittima inconsapevole del suo bisogno di trovare denaro. Era stato un incontro assolutamente casuale, come poi confermato dallo stesso aggressore che ha quasi ucciso Marta. La ragazza subì danni gravissimi e solo grazie a diversi interventi è riuscita a sopravvivere. Nell'aprile dello scorso anno la Corte d'Appello di Venezia aveva ridotto la pena a 5 anni di reclusione per tentato omicidio e tentata rapina, confermando la prescrizione di sicurezza di 2 anni da scontare successivamente alla pena detentiva alla luce della sua pericolosità sociale. Poi però il 21 luglio scorso, in attesa del terzo grado di giudizio, il minore è stato scarcerato a Napoli per scadenza dei termini per la custodia cautelare in prigione. Avrebbero dovuto portarlo in una comunità lontana da Treviso, ma qualcosa è andato storto. Non gli avrebbero notificato nulla. Il provvedimento, secondo quanto emerso finora, in realtà sarebbe stato emesso il 19 luglio, concedendo però tempo sino al 20 settembre per comunicarlo al diretto interessato. Nel frattempo però il ragazzo ha lasciato l'Italia.